A circa 50 chilometri da Pompei giace un sito archeologico ancora più enigmatico. Baia. Questa misteriosa città sommersa al largo del Golfo di Napoli è scampata all'eruzione che distrusse la sua più famosa vicina nel 79 d.C. Ma come Pompei è rimasta congelata nel tempo. Alcune rovine di Baia si trovano tuttora lungo la costa, ma sono solo un elemento di un vasto rebus archeologico ancora da risolvere. Baia rappresenta un'opportunità incredibile per gli archeologi, perché è una città romana preservata splendidamente. Solo una piccola parte delle rovine di Baia è ancora visibile. I suoi teatri privati e i bagni termali degradano verso la costa attuale. Ma le vere meraviglie della città sono nascoste alla nostra vista. Al di sotto dell'acqua, una serie di grandi edifici si estende sul fondale marino, coprendo un'area tre volte maggiore di quella di Pompei. Abitazioni e cortili sommersi centinaia di anni fa. Ma perché tutto questo si trova in fondo al mare? E quali segreti nasconde sullo stile di vita dei romani? L'archeologa Barbara Davidde si immerge da oltre 10 anni su questa città fantasma, provando a ricostruirne la storia dimenticata, per capire com'è finita sotto le onde. Il periodo migliore per esplorare questo sito è dopo una tempesta. Le onde spazzano i fondali, esponendo nuove parti della città. A volte gli effetti delle tempeste possono essere anche molto importanti, perché è così che scopriamo nuove sezioni della città. Ma acqua torbida e correnti superficiali possono anche portare la sabbia a ricoprire tutto in pochi minuti. E questo rende molto difficile il lavoro di Barbara. L'obiettivo della sua squadra è di mappare, misurare e riprendere tutti i reperti trovati sul fondale. Un compito immane. Sono circa 177 ettari di rovine sommerse e noi dobbiamo mappare e registrare ogni singolo reperto. Appena entrati in acqua, ecco delle grandi pietre che emergono dal fondale. È la superficie di una strada romana, lastricata proprio come quelle di Pompei. Proseguendo, vediamo quanto resta di una grande villa. E nascosto sotto uno strato di sabbia emerge uno squisito mosaico. Migliaia di tessere a comporre lo spaccato di una scena di vita dei ricchi romani. La maggior parte degli edifici che vediamo qui sono ville e grandi residenze dai grandi ambienti ricchi di mosaici e che si susseguivano lungo tutta la costa. La squadra di Barbara utilizza uno scanner 3D subacqueo per ricreare un'immagine a alta risoluzione di questa misteriosa città romana. Può essere molto difficile riuscire a ottenere qualcosa di questa qualità. Dalla sabbia emerge un lussuoso pavimento in marmo, dai colori ancora brillanti dopo circa 2000 anni. Il lusso delle rovine di Baia non ha riscontro nella vicina Pompei. Ma come mai una tale concentrazione di ville su questo fondale? Una risposta potrebbe venire dalle strutture che si trovano ancora lungo la costa. Ricavato sul fianco della collina, ecco un dedalo di piccoli ambienti che guardano verso le ville sommerse. Tra queste rovine, gli archeologi hanno scoperto un pavimento romano sospeso a 50 centimetri dal suolo grazie a pilastrini di terracotta. La prova di un sistema di riscaldamento chiamato ipocausto. Oltre i pilastrini, ecco un tunnel che si inoltra sotto la collina. E ce ne sono molti altri che raggiungono diversi edifici della zona.